Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita? In gioco c'è la vita. Maria Sabina, eccola qua, insomma, gran regalo, domani ci sarà Gianni Morandi a casa tua. In effetti sì, un gran regalo. Come sei riuscita a conquistare questo regalo? Ah, non lo so, ho fatto una telefonata, sono stata sorteggiata su 30.000 telefonate e quando ho ricevuto la telefonata in effetti pensavo fosse uno scherzo di qualche amico, perché mi sembrava impossibile che fossi stata sorteggiata io. Poi infatti avevo difficoltà anche a parlare al telefono, mi hanno chiesto il nome, non riuscivo a dare il nome, ero molto molto emozionata, poi ho parlato anche con lui. E non sei riuscita a dormire più la notte, l'hai sognato Morandi? No, sognato no, però non sono riuscita a dormire, questo sì. Ho avuto un po' di difficoltà. Tu sei una fan di Gianni Morandi, conosci tutte le canzoni a memoria, come sei una di quelle sfegatate per lui? Sì, in effetti a me piaceva sempre da piccola, da quando ero piccola, perché in effetti lui mi ha chiesto l'età, ha detto vabbè ma sei rispetto a me, e ho detto sì vabbè però a me mi piace lo stesso, perché lui giustamente ha detto c'è un po' di differenza di età. Però a me mi piace. Domani cosa gli farai trovare a Gianni Morandi? Come lo accoglierai? Ah, non lo so. In che senso? Come... Lui viene a casa tua. Sì, 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 sì. E ci saranno degli amici, una mia amica in particolare che stamattina ho chiamata di prima mattina perché lei è più patita di me. Sì, è più, ancora più fan di me. E poi, non lo so. Ecco, Maria, ci fai giusto un accenno di una canzone di Gianni Morandi, eh? Ti mettiamo alla prova per... Proprio, non alla prova, ma mi mettete proprio in imbarazzo totale. Niente, nemmeno un accenno alla fisarmonica. No, a me veramente quella che piace di più era C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Basta. Grande voce, Maria, eh? Domani come corista. Fatti mandare dalla mamma a prendere. Tutto visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Gianni, ciao, piano piano. Guarda che è una cosa seria. È da tanto. Scusa. Che... C'è una foto tua. Gianna. Dopo te la faccio vedere. Ah, venga, è qua, proprio. Gianni. Oh, ma Gianni, qua. Gianni, adesso si fa spagnina, quello che ti dà a mangiare. Dico mangiare. Grazie. Dai, dai, non lo zio, se no se ne va. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci con tanti abbracci. Arrivederci con tanti abbracci. Arrivederci. Gianni! Sono la cugina di Mario e Patrizia, il gruppo di... Grazie. Voglio salutare. Gianni, possiamo intanto... Vieni, vieni. Sì, sì. Gianni! Tanti... Gianni! Buoni, buoni, buoni. Grazie a tutti! Bravo. Grazie a casa nostra. È un piacere averti a casa nostra. Sei uno di noi, Gianni! Sei uno di noi. Dentro. E buoni, siamo di pace. Sono di lavoro con la Feuli di San Gregorio. Ciao Gianni e Gianni. Siamo in bici stasera. No. Sei il direttore. Sono Marco io là. Tu sei il direttore. Ma non ci siamo visti questi. No. Ciro. Come va? Bene. Salute ragazzi. Salute. Direttore. Salute, grazie. Buon appetito. Qual è questo? Il? Questo dovrebbe essere il codo del piano. Dovrebbe essere. Oh, il direttore. Buon appetito. Ciao.
Un brindisi alla nostra Irpinia con Gianni Morandi. Grazie, ti devo dire a nome di tutta l'Irpinia. Lo so che ultimamente stai ringraziando tu, però in questo caso è proprio spontaneo, vieno dal cuore ringraziare un big come te. Grazie, purtroppo stavolta lo devo dire io, sai, dal titolo del programma, grazie a tutti. A questo incontro con le persone sono io che devo ringraziare. Voi testimoniate, ma non ringraziate. Intanto il vino con me, questo è un buon fiano. No, non si è buono. Il vino irpino, sei intenditore di Enogazzone. Sì, poi ero venuto a fare uno spettacolo qui un po' di tempo fa, ho visitato un po' alcune cantine qui nei dintorni e conosco degli amici che producono vino. È roba buonissima, ma non c'è solo il vino da queste parti, c'è anche una bellissimi panorami che si muove qui, questa molto verde come piace del verde, ci puoi fare footing come piace, certo, a te. Cioè, oggi purtroppo non ho tempo, però quando sono venuto qui sono andato anche a correre, è stato bellissimo. A proposito di oggi, il tuo programma ha avuto un audience davvero strepitoso. Qual è il segreto tuo e della ricetta di questa trasmissione? Ma secondo me la semplicità, la normalità, una televisione senza tanti fronzoli, molto diretta, in mezzo alla gente, musica, canzoni, ricordi, passione, una cosa normale. Hai visto che accoglienza, che calore l'Irpinia ogni volta che metti piede da queste parti? Quando si viene nel sud cambia proprio il sapore dell'incontro con le persone. C'è questa partecipazione, questa voglia subito di invitarti a prendere un bicchiere di vino, a mangiare una cosa, ti fanno un regalo, grande affetto. Ci sono le fan che ti stanno aspettando, ci dicono che la piazza di Atripalda è gremita. Davvero? È piena, tutte innamorate di te. Bellissimo. Ti posso anche dire che anche le ventenni sono innamorate di te. Cioè funziona sempre il tuo fascino. No, le ventenni mi parlano sempre della mamma, lascia perdere. Come Alessandra Amoroso, un'altra tua scommessa vinta, Alessandra del Talent Show. Sì, secondo me è una ragazza molto simpatica e anche molto brava. Se può crescere, può diventare molto forte. Ecco, intanto sei venuto qualche anno fa, erano gli anni subito dopo il terremoto, allo Stadio Partenio, hai portato la nazionale cantanti e da parte tua è stato un bellissimo gesto d'amore per questa terra martoriata dal sisma dell'80. Ah sì, noi in queste occasioni con la nazionale cantanti abbiamo cercato di fare possibile, essere vicini alla gente, certo i miracoli non riusciamo a farli, però siamo andati anche a Campobasso ultimamente, 7 anni fa quando c'è stato, cerchiamo di essere vicini, siamo andati anche all'Aquila, abbiamo cercato di raccogliere fondi. Beh, stare in mezzo alla gente è una cosa che fa bene anche a noi, no? Cioè, ci fa sentire uomini in mezzo agli altri uomini. C'era l'Avellino all'epoca che giocava tra la Serie A e la Serie B, sono cambiate tante cose, l'Avellino sta in Serie D, tu sei sempre tifoso del Bologna, no? Io sono sempre tifoso del Bologna, mi ricordo sempre Juari Juari, il cioccolatino bianco-verde. Era fortissimo, mi sembra che ci sia stato anche un Avellino Bologna dove, insomma, ci avete suonato. E Colomba è stato allenatore anche dell'Avellino. Franco Colomba, che Gilles De Ponti, pure del Bologna, è venuto a giocare da queste che adesso è alla guida del Bologna. È un piacere essere qui, auguriamo all'Avellino di tornare al più presto ad alti livelli. Tra l'altro il mio manager, che si chiama De Stefani, ha vinto il campionato qui con l'Avellino C1, adesso è diventato mio manager, ha smesso di giocare a pallone. E anche lui il segreto del tuo De successo. De Stefani, scusa. Chiamiamo De Stefani che è avellinese. Grazie per il brindisi. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, ecco, prima non l'hai voluto svelare, sappiamo che ci tieni tanto al segreto del tuo successo, ma perché l'eterno ragazzo, perché ancora così giovane, come si fa? Ma è tutto uno scherzo, io gli anni me li sento, e la musica mi fa bene e fare dello sport mi fa bene, ma gli anni sono quelli che sono.